e che quindi ha costituito anche un miglioramento dell'impianto stesso. Impianto che ricordiamo un gioiello, è attivo da oltre un anno e mezzo e ben si presta per ospitare eventi del genere. Sì, infatti era stato un progetto, era vecchio, però è stato adeguato a quelle che sono le normative attuali. Come sappiamo tutti ormai, il Recco l'ha fatto come proprio, come campo di casa. Abbiamo assistito a partite di campionato, di Coppa dei Campioni, di vari livelli, e quindi tutti hanno dato commenti positivi, hanno fatto commenti positivi, noi non possiamo che essere orgogliosi. Il programma della manifestazione prevede anche un torneo di pallanuoto nella piscina scoperta e poi normodotati e ragazzi disabili si ritroveranno insieme. Sì, è una novità, che è stata voluta fortemente dagli organizzatori. Sì, noi abbiamo la disponibilità di due piscine, quella scoperta storica a mare, ospiterà un torneo fra quattro squadre, Recco, Nervi, Sori e Monza, squadre giovanili, e poi il pomeriggio qui si svolgerà una staffetta un po' sui generis, una staffetta dove a ogni partecipante normodotato corrisponderà un compagno disabile. E questo nello spirito della massima integrazione che si vuole affinché questa federazione di sport per disabili spinge affinché ci possa essere questa integrazione. Questo dunque Luigi Castagnola, ci fermiamo ancora per pochi istanti, ritorniamo tra poco anche e soprattutto per parlarvi di Stelle nello Sport. Terza parte del nostro magazine dedicato al meglio dello sport in Liguria, riapriamo con il judo, andiamo a dare un'occhiata alle immagini spettacolari di una due giorni ricchissima, 1500 atleti in gara al Vaillant Palace, il nostro Matteo Oneto è andato a intervistare uno dei grandi campioni del judo azzurro, quel Roberto Meloni che è stato grande protagonista alle Olimpiadi di Pechino, uno assolutamente dei migliori interpreti del judo italiano che si è confermato nella sua categoria di peso vincendo questo 22esimo torneo internazionale di judo Città di Colombo, un torneo Marco che ha la forza e il valore di portare non solo i migliori esponenti a livello europeo, ma soprattutto tantissimi ragazzi, 1500 atleti da tante nazioni e grande livello, devo dire, con ottimi risultati per i Liguri, dall'eroe di casa Luca D'Apice del Marassi Judo ai due Angilletta della Prorecco, passando anche per gli atleti dell'Imperia. Tra l'altro so che gli osservatori della federazione insomma, hanno preso appunti perché da questa gara, che è la terza tappa, lo ricordiamo, delle quattro di Gran Prix d'Italia, escono poi le convocazioni per la Nazionale Cadetti. Sì, partiamo dal fatto che 22 edizioni per il torneo internazionale Città di Colombo significa essere diventato un appuntamento da circoletto rosso per numerose nazioni. Infatti ancora una volta c'è il conforto dei numeri, hai detto bene, 1500 atleti, ma chissà quanti altri accompagnatori, genitori, tecnici, e tutto ciò significa un importantissimo indotto turistico per la nostra città. Manifestazione d'altissimo livello, di qui passavano proprio i judoka italiani e non, che parteciperanno anche ai Giochi Olimpici di Singapore, Giochi Olimpici giovanili che quest'anno nel mese di agosto assumono una valenza molto importante per il CONI e per le altre federazioni. Andiamo a sentire proprio l'olimpico Roberto Meloni ai microfoni del nostro Matteo Oneto. Sono partito appunto da qui, da Genova, feci il mio primo torneo internazionale, lo vinsi, portò fortuna e da lì una serie di vittorie che appunto che mi portò a fare due Olimpiadi, Atene e Pechino. Diciamo che adesso io sono stato fermo per infortunio e ho deciso appunto di riniziare da Genova, dove e mi ha portato molta fortuna. E chiaramente è la prima gara dopo l'Olimpiadi di Pechino, ho preferito iniziare a fare la gara appunto qui in Italia e quindi speriamo che appunto mi porti fortuna come negli anni passati. È un buon torneo, un gran torneo, quindi iniziamo e vediamo dove arriviamo.
Beh, intanto è arrivata la medaglia d'oro nella sua categoria di peso e devo dire che su liguriasport.com troverete le classifiche complete di ogni categoria. Ci sono state in alcune categorie di peso, devo dire, delle sfide straordinarie, di livello veramente mondiale. È, credo, il complimento più bello all'organizzazione, a Rosario Valastro e a tutti gli amici del Marassi Judo che, come sempre, hanno profuso tante energie per completare questa edizione, ancora una volta un'edizione internazionale. Torniamo a parlare, o meglio apriamo la pagina dedicata a Stelle nello Sport, anche perché, Marco, è una settimana speciale. Intanto ci sono maglie strepitose all'asta, ma poi soprattutto direi siamo arrivati al gran finale anche nelle classifiche di votazione. Tra poco ci farai tu il quadro di quelli che sono a questo punto i favoriti per ricevere l'Oscar dello Sport Ligure. A me il compito di ricordare a tutti gli appassionati che questa è la settimana degli eroi blucerchiati dell'Olimpico.